Dove mi trovo? Su una delle curve più evocative di sempre, dinanzi a una delle 599 Daytona SP3 prodotte, l'ultima nata del segmento icona di Ferrari. Un hypercar che, da qualsiasi punto di vista voi la osserviate, è inequivocabilmente un capolavoro. In movimento poi diventa leggendaria. Certo, trovarsi qui con una creatura del genere innesca subito il desiderio di solleticare il limitatore, far assaporare le vibrazioni del V12 alla fauna boschiva locale. E invece no, perché questa non è quel tipo di prova. E se sono oggi su questa pista, c'è più di un motivo. Quando in Ferrari si parla di icona, oltre al significato di uso comune di questa parola, si fa riferimento a un concept noto per celebrare la storia del cavallino attraverso una linea di vetture speciali di cui la SP3 rappresenta il secondo capitolo, che segue il lancio delle meravigliose barchette Monza SP1 ed SP2. Per questa Daytona, quindi, la casa di Maranello non poteva che prevedere una presentazione che facesse riferimento alle sue muse ispiratrici, ovvero le Ferrari Sport Prototipo che negli anni 60, attraverso i circuiti più famosi, hanno conquistato il mondo delle corse, con uno di quei momenti che la storia celebra come il più evocativo, in quella magica 24 ore di Daytona, un nome a caso, del 1967, in cui tre Ferrari tagliarono il traguardo in parata, assicurandosi le prime tre posizioni del podio. Epico. Quelle meraviglie da corsa sono la 330 P3-P4, la 330 P4 e la 412P, che sono state un riferimento per i designer e gli ingegneri Ferrari nel concepire la Daytona SP3, che proprio per le sue origini corsaiole è stata fatta provare la stampa in differenti circuiti internazionali e per Motor1.com è stato scelto Spa-Francorchamps, il più antico circuito del Belgio, che coi suoi 7 km di curve e saliscendi ha fatto sognare qualsiasi pilota al mondo. Non a caso è il tracciato preferito da Max Verstappen e anche da Kimi Raikkonen, che alle mitiche Radignan e Rouge, lui tiene giù tutto. Ma a proposito di manici immensi, indovinate un pochino chi era con me a Spa per introdurmi alla pista. Sì, la pista di Spa è sicuramente la pista favorita di tutti i piloti. E in più, provare la Daytona a Spa ha un valore aggiunto, perché è una macchina che rappresenta un po' una macchina moderna, che rappresenta tanti aspetti molto unici delle macchine sports car, e in una pista come Spa che veramente ha fatto e continua a fare anche la storia del mondiale degli sport prototipi. Una curva secondo me bella quanto sia Rouge è Puon. Puon è una delle curve al mondo dove più senti G laterali per più secondi. È veramente un qualcosa speciale. E poi c'è una ragione sovrana, anche se in questi tratti rettilinei devo mantenere una andatura prudenziale. Che fatica però, grande fatica. La Daytona SP3 è nata già mitologica, e questo lo sanno bene i 599 fortunatissimi e selezionati clienti Ferrari che hanno avuto la possibilità di acquistarne una, e quindi anche gli esemplari che vedete in questo video, come avrete capito, sono già stati opzionati. Ne consegue che per ragioni di sicurezza e di serietà nei confronti di questa clientela, anche se Spa avrebbe meritato molto di più, la velocità massima consentita durante la prova è stata deliberata in 70 km/h. Quando me l'hanno detto ricordo di aver avuto un piccolo mancamento, ma ora che sto guidando davvero una SP3 a Spa, per la prospettiva è migliore del previsto, ma tanto.
E il motivo è semplice: questa Ferrari ha la capacità di essere immersiva a qualsiasi andatura. Sarà per l'abitacolo molto raccolto, per la visibilità particolare, diciamo così, e per il V12 che è tanto presente anche quando gira al minimo. Così la passeggiata veloce che mi è stata concessa su questa pista insieme alla Daytona, beh, definirla indimenticabile forse è un po' sminuire il momento. È ovvio che qui la velocità reclama il suo spazio, ma sulla Daytona SP3 si è quasi creato un paradosso in cui lo stile e la ricercatezza, non dico che hanno spodestato, hanno messo in secondo piano il V12, però sono diventati coprotagonisti ed è davvero un bel vedere. Dal giallo della pista al rosso magma, la magia della Daytona SP3 è intonsa, ma se proprio dovessi scegliere il giallo Modena, beh, mi ha proprio stregato. L'esemplare in rosso della seconda giornata di test, in questo video vedrete entrambi i colori, però se possibile è ancora più indicato per valorizzare quel capolavoro di stile che Flavio Manzoni e il suo team ha creato. Questa è una Ferrari che sarà citata, imitata, invidiata in futuro da chiunque si siederà a un tavolo con l'intento di ideare una hypercar indimenticabile. Con la SP3 non sono stati copiati e incollati dettagli del passato, ma l'ispirazione dalle sport prototipo anni 60 è stata così intensa da convertire la funzionalità legata ad auto nate per correre in qualcosa di attuale, immensamente veloce, efficiente e, perché amo ripetermi, bellissimo. Se non fosse abbastanza chiaro, la Daytona SP3 mi piace da impazzire e ci sarebbero numerosissimi dettagli da farvi vedere, però per ragioni di tempo sono costretto a sottolinearne solo alcuni, quelli che mi hanno impressionato proprio immediatamente. Parto dalle portiere con apertura alare che si aprono a questa maniglia molto particolare a filo carrozzeria. Il movimento è molto molto elegante, chiaramente soft, ammortizzato. Qui si crea questo spazio solo perché la minigonna in carbonio, comunque questa parte della portiera, è inglobata nella portiera, come accaduto abbiamo visto già su altre supersportive GT di recente produzione. In questo caso il pilota ha più spazio per accedere, non deve scavalcare il brancardo e soprattutto non si può sporcare perché questa parte qui non è a contatto con la strada, la pioggia, eccetera eccetera. Fenomenale anche questa parte sempre inclusa nella portiera, questo airbox che prende aria da questa zona dietro passaruota anteriore e raffredda, contribuisce al raffreddamento dei radiatori posteriori. E poi, rimanendo qui, questo punto, questa svasatura è come il fianco di una sensuale forma femminile, anche da accarezzare, è veramente fantastico questo punto dell'auto. Il centro stile ha davvero fatto un lavoro incredibile per valorizzare queste forme e dare anche un senso aerodinamico ad altre forme, ma ci torneremo. E poi qui dietro mi è piaciuto moltissimo questo riferimento. Questi listelli, queste lame orizzontali sono state utilizzate in passato da numerose altre Ferrari, però qui svolgono una funzione molto importante perché offrono la possibilità di raffreddare meglio, avendo un po', come dire, di spazio tra una lama e l'altra, raffreddare meglio tutto il calore generato dal V12 che, come immaginate, si esprime in ultima istanza proprio qui nel doppio scarico centrale alto. Una scultura mossa, tesa, slanciata anche nel posteriore, sebbene ci sia la coda lunga, perché lì dentro c'è il V12. Lo stile della SP3 ci è già stato illustrato al suo debutto da Flavio Manzoni, che non ha risparmiato complimenti anche al team di ingegneri che ha curato l'aerodinamica della Daytona, efficacissima e allo stesso tempo perfettamente bilanciata con le sue linee. Il carico aerodinamico verticale è infatti paragonabile a quello di altre hypercar di Maranello, ma qui a supporto non c'è nessun dispositivo attivo.
Gli ingressi e le uscite per il soffiaggio laterale, per esempio, sono curatissimi, col flusso che lambisce le ruote posteriori in uscita tramite alette create appositamente, senza dimenticarsi della dorsale posizionata sul cofango che, tra l'altro, ha lo scopo di catturare aria fresca per il raffreddamento del motore. Una soluzione che ha permesso lo sviluppo di un pulitissimo spoiler a tutta larghezza, che lavora in sinergia col diffusore posto sotto lo scarico centrale. L'aria pertanto è considerata un alleato in qualsiasi punto della SP3, intorno alle ruote per ottimizzare la resistenza all'avanzamento, ma anche nel sottoscocca. In altre parole, quella fluidità che sembra provenire dal metaverso e che accompagna la Daytona sia in movimento che da ferma, non è per nulla casuale. E poi, da appassionato di aviazione quale sono, un abitacolo con una prospettiva di questo genere, una vetratura con questa forma, è semplicemente esaltante. Di certo avrete visto Top Gun Maverick, se non l'avete visto andatelo a vedere, perché questa parte mi ricorda assolutamente il P-51 Mustang utilizzato nel film, che, come sapete, è di proprietà di Tom Cruise. Volendo proprio citare un altro aereo italiano, magari il Fiat G91, insomma un bel cupolino tondeggiante che offre sull'aereo 360 gradi o quasi, qui una vista frontale molto completa e particolare. E anche dentro, in effetti, l'intimità che si crea nell'abitacolo è proprio quella di un caccia. Sulle Sport prototipo dell'epoca in pratica venivano appoggiati dei materassini sul telaio, accorgimento che fungeva da sedili, e sulla SP3, almeno visivamente, la parentela sembra molto stretta. Sedendosi quindi si ha davvero la sensazione di trovarsi dentro una Ferrari come non se ne vendevano, anzi toccavano da parecchio tempo, soprattutto analizzando la zona centrale dove la continuità dei materiali, dei rivestimenti tra le due sedute impreziosisce l'abitacolo in maniera pazzesca, col blu opzionato su questo esemplare che fornisce un ulteriore supporto. Sedili e poggiatesta sono fissi, avvolgenti, e la pedaliera è regolabile manualmente. Se non fosse per l'interfaccia full digital e per il carbonio che migliora l'ergonomia e armonizza le forme, salendo a bordo bendati, la moderna anagrafica della SP3 non sarebbe così scontata. E di certo quello che impressionerà anche voi, aprendo il cofano motore, è l'estrema pulizia ed equilibrio dei volumi, delle forme, di tutto ciò che sta intorno al V12, come se il perfezionismo dello stile esterno fosse stato riprodotto qui con una precisione millimetrica. E poi guardate il motore, il V12, con architettura centrale posteriore, ma è molto proiettato in avanti. È come se, guidando, ve lo posso assicurare, tutta la meccanica di questo motore la sentiate proprio dietro il vostro collo, con l'apparato uditivo che è assolutamente sollecitato. Il volume del V12 è ben visibile, sia aprendo il cofano sia osservando posteriormente la silhouette della SP3. Questi 12 eroi, ormai da altri tempi, con cubatura da 6,5 litri, rendono questo powertrain indiscutibilmente protagonista e magnificamente termico, una scelta obbligata per un'icona così. Numerosi sono poi i componenti in titanio che sono stati aggiunti per migliorare la fluidodinamica. Inoltre è stato riprogettato il coperchio di distribuzione ed ottimizzato il funzionamento della pompa dell'olio. I cavalli erogati sono 840 a quasi 9500 giri, mentre la coppia di 697 Nm è a 7250 giri. Ed è così che la Daytona SP3 si può vantare di possedere il motore aspirato più potente mai realizzato in Ferrari. Come vi avevo anticipato in quelli spa, questa non è una prova per mettere alla frusta la SP3. Guardate dove mi trovo. Quindi, sull'aerodinamica, forzatamente ma anche piacevolmente, mi fido dei tecnici Ferrari, questo non è il posto dove testare il downforce, però sul timbro del V12 qualcosa mi posso inventare. Io lo sento perché ce l'ho qui dietro, ma voi sentite la meccanica come se mi desse veramente dei coppetti ogni volta che cambio, ma è fantastico, cioè, li sento, adesso l'ho sentito, ma li sento proprio, cioè, volete sentire ancora? Sentite?
Mi è arrivato! E sono anche rosso! Chiacchierando con gli amici di meccanica, quando si citano le vibrazioni, ecco, in quei casi l'accezione è sempre negativa. Ma non qui, qui è tutto il contrario. Le vibrazioni propagate dal V12 sono di quelle buone, di cui non si può fare a meno, insomma. E rispetto alla leggendaria La Ferrari, se possibile, sulla SP3 siamo saliti ancora più in alto in quanto a perfezione, almeno secondo la mia personalissima libido. In particolare se si tratta di godersi una hypercar del genere su strada. Non dico tutti i giorni, ma volendo potreste anche farlo. Qualche traccia di digitalizzazione c'è, ma rimane ai margini. La ruvidità e la sincerità di alcune componenti si insinua nella meccanica con estrema precisione. A partire dal cambio F1 doppia frizione a 7 rapporti, l'alleato giusto sempre e comunque, anche quando, come nel mio caso, su strada avete guidato in maniera prudenziale. Ma graditissimi sono anche i freni e lo sterzo idraulici, quel tocco di vecchia scuola che, potendo, io continuerei a inserire come optional nei moderni configuratori quando si tratta di crearsi la propria supercar o hypercar su misura. Sono anche questi dettagli che secondo me hanno fatto impazzire i collezionisti che, gira voce, stavolta le abbiano provate davvero tutte pur di accaparrarsi uno dei 599 esemplari di Daytona SP3. Una di quelle Ferrari che meritatamente saranno tra le più disegnate dai bambini di domani a cui verrà chiesto come è fatta la tua macchina dei sogni. Qualora i bambini continueranno a disegnare, ça va sans dire. E a proposito di sogni, i primi esemplari saranno consegnati nel 2023, con un valore iniziale, come già sapete, ben oltre i 2 milioni di euro cada uno. E sì, ho detto iniziale, dato che con la SP3 la quotazione collezionistica di questa fenomenale Ferrari è giustamente destinata a salire. Chi mi conosce lo sa, non sono un iper fanatico delle hypercar, nel senso che la mia dimensione ideale di prestazione si ferma molto prima a volte rispetto alla mia stessa fantasia, che è sconsiderata. Però con questa Ferrari è successo qualcosa di inaspettato. È un'icona, letteralmente, che ti permette però di riscoprire il guidare un'auto del genere ad andatura moderata, perché lei va sfoggiata. La prestazione ovviamente rimane, ma qui è interpretata in maniera diversa. E aggiungo che se ne avessero prodotte di più, edizione limitata qui è d'obbligo, ma d'accordo, se ne avessero prodotte di più non varrebbe meno un SP3, ma sarebbe stato un meraviglioso regalo agli appassionati di tutto il mondo che meritano qualche chance di vederne una, perché, signori e signori, la Ferrari Daytona SP3 è una meraviglia che dovete vedere coi vostri occhi e sentire anche.